Ci siamo qui per reclamare il mancato rinnovo contrattuale della sanità privata a livello nazionale e portiamo ovviamente la voce di tutti coloro che sono in servizio e non possono scendere in campo e chiaramente questa volontà politica deve prendere veramente a cuore la sanità privata al pari di, del pubblico. Bisogna immediatamente dare riconoscimento a tutti coloro che rappresentano una sanità d'eccellenza nel territorio. Per quanto riguarda invece eh, le mancanze che ci sono sul territorio a livello contrattuale, vorremmo che il contratto della sanità privata sarebbe molto più vicino al contratto della sanità, della sanità pubblica, perché anche gli operatori della sanità privata fanno gli stessi se non enormi sacrifici rispetto ai colleghi della sanità pubblica. Allora, nella sanità, eh, sia pubblica che privata, il problema è che gli stipendi non sono adeguati ai nostri tempi. In modo particolare nella sanità privata eh, si viene a verificare che il, il compenso a livello retributivo è inferiore a quello del pubblico questo è uno dei motivi per quale noi stiamo scendendo in campo ma no, non è l'unico motivo perché in realtà ci sono anche problemi contrattuali quindi perché nelle sanità pubbliche ci sono molte eh, molte più eh, leggi molte più tutele mentre nel, eh, nella sanità privata invece eh, si viene sempre eh, di rottate a destra e a sinistra e quindi non si ha mai eh, la precisazione della legge oppure la precisazione del diritto. Quindi eh, noi non vogliamo una, sanit una sanità di serie A o di serie B, vogliamo una sanità unica dove ci siano pari diritti e pari opportunità. Noi non possiamo uscire da casa pensando di essere aggrediti come sta avvenendo in tutti i giorni e si sente in tutti i giornali. Noi siamo pronti a lavorare ma dobbiamo lavorare serenamente con uno stipendio adeguato e sicuri di non incorrere in nessun modo a nessuna aggressione. Questo è il pensiero che deve eh, entrare nella mente sia eh, dei politici sia di tutti quelli che gestiscono eh, questa, questo diverbio.